Benvenuti al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Oggi vi raccontiamo una storia particolare, quella di una fotografa che ha appena spento 102 candeline e che per oltre 50 anni ha ripreso i mutamenti sociali, territoriali, culturali di un'Italia in cambiamento proiettata verso la modernità. Il Museo della Scienza e della Tecnologia nasce nel 1953 da un'idea di Guido Uccelli, un ingegnere umanista che all'epoca era l'amministratore delegato della Riva Calzoni. Uccelli costruisce qualcosa di completamente nuovo per l'Italia dell'epoca, un museo capace di raccontare il lavoro, l'industria, il cambiamento sociale e l'innovazione tecnologica. Un museo che si rivolge al pubblico più ampio possibile, che diverte e appassiona, un centro di vita culturale che ospita conferenze, esposizioni, rassegne cinematografiche, corsi di aggiornamento, concerti, viaggi premio. L'intitolazione a Leonardo da Vinci, al di là del puro omaggio, corrisponde all'impegno che il museo si è posto fin dalle origini. Simbolo dell'unione della cultura umanistica e di quella scientifica, Leonardo ha dimostrato, forse più di ogni altro, l'universalità dello spirito umano nell'indagine inesausta delle leggi della natura. In lui, il museo riconosce il proprio simbolo ideale nella costruzione di una visione basata sull'incontro dei saperi e sulla loro connessione. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia oggi è il più grande museo scientifico e tecnologico in Italia e uno dei principali in Europa. Con i suoi 50.000 metri quadrati di superficie, 19.000 beni storici, 36 esposizioni tematiche, 14 laboratori interattivi, oltre 160 percorsi educativi, una biblioteca tecnica, un osservatorio sul patrimonio scientifico e tecnologico, un centro per l'educazione informale e naturalmente un archivio storico. I visitatori partecipano a mostre temporanee, laboratori interattivi, incontri, conferenze, open night e scoprono insieme allo staff le storie nascoste dietro gli oggetti e i loro donatori. Perché un museo vive solo se esiste un rapporto vitale con la società civile ed è proprio grazie alle aziende, agli appassionati, ai collezionisti e ai semplici cittadini che le collezioni del museo, della biblioteca e dell'archivio si arricchiscono ogni anno. L'archivio del museo si è costituito a partire dagli anni 20 del Novecento, conserva una documentazione ricca e inedita, fondamentale per comprendere l'evoluzione della scienza e dell'industria italiana fra 8 e 900. Comprende fondi provenienti da importanti istituzioni cittadine nazionali che permettono di indagare la storia dei rapporti intercorsi fra istituti culturali italiani ed esteri e organi di governo nel corso del Novecento. I documenti, le carte e le fotografie che provengono dagli archivi partecipano alle esposizioni permanenti, alle mostre, ai progetti editoriali e digitali. Nel 2017 il museo ha ricevuto un regalo speciale, l'archivio della fotografa e documentarista Marcella Pedone, una banca immagini di 170.000 scatti e le macchine fotografiche utilizzate per produrli. Marcella Pedone è nata a Roma il 27 aprile 1919. È di famiglia toscana ma si forma a Milano, affiancando gli studi magistrali e la frequentazione del Conservatorio Giuseppe Verdi. Sogna una carriera da interprete e nel 1945 si iscrive al corso di lingue e letterature straniere dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia. Nel 1951 parte alla scoperta dei paesi del Nord Europa, inseguendo i racconti contenuti nei libri di Jack London. Inizia a fotografare quasi per caso, quando a Norimberga acquista la sua prima macchina fotografica, una Rolleiflex,
e per poterla comprare lavora per un mese come lavapiatti. Ha talento e un grande istinto per la bellezza. Le università popolari tedesche la invitano allora a tenere una serie di conferenze alla scoperta di un'Italia in gran parte sconosciuta. Un paese ancora preindustriale ma in via di trasformazione, molto lontano dagli stereotipi turistici. Realizza due cicli di incontri fotografico-musicali con l'Italia, dedicati rispettivamente alle tradizioni della montagna e a quelle del mare, e proietta fotografie di paesaggio, piccoli borghi e tesori d'arte che accompagna con i canti del coro Sat di Trento e le canzoni popolari registrate da lei stessa con un magnetofono Grundig. Il successo dell'iniziativa le regala la notorietà e la collaborazione con la più importante agenzia fotografica tedesca, la Bavaria. Quando torna in Italia, Marcella avvia una collaborazione con Ferrania, che le affida la sperimentazione della sua pellicola cinematografica a 16 mm invertibile a colori. Dotata di una cinepresa Bell & Howell e libera nella scelta dei soggetti, Marcella entra così nel mondo prettamente maschile della produzione documentaria. Il fallimento dell'azienda la spinge ad avviare una carriera autonoma. Marcella è curiosa, indipendente, coraggiosa e si fa strada in un mondo professionale a prevalenza maschile. Priva del sostegno economico e produttivo delle grandi aziende, si ritaglia un proprio spazio nel settore dell'editoria divulgativa e scolastica e crea un'enorme banca immagini a disposizione del settore. Sola, a bordo dell'inseparabile roulotte, Marcella indaga l'Italia con un approccio rigoroso. Ci regala un racconto per immagini straordinario, che apre una finestra sul nostro passato recente, un passato che avrebbe potuto scomparire con enorme facilità. Grazie al suo lavoro, Marcella costruisce un ponte fra le generazioni di oggi e quelle di allora, tra l'Italia di oggi e quel passato di cui è figlia, e tramanda fino a noi volti, storie, la cultura popolare e il mondo del lavoro, i riti collettivi dal valore identitario, la memoria del territorio che cambia, le tradizioni, i valori, la trasformazione del paese da società agricola a realtà industriale. Un paese che non risale a secoli prima, ma solo a pochi decenni fa. Perché è così importante per il museo l'archivio di Marcella Pedoni? Perché costituisce un raro caso di sinergia fra le collezioni esposte e il loro contesto. Perché il museo e le foto di Marcella raccontano la stessa storia. Perché restituisce un volto, un'anima agli oggetti che esponiamo, li rende vivi, li inserisce nel loro mondo. Non sono più solo oggetti, diventano la traccia concreta delle persone che li hanno costruiti e utilizzati. Cultura materiale e immateriale si incontrano e creano una sorta di macchina del tempo capace di portarci in altri tempi, altri mondi, altre storie. Qui al museo li raccogliamo e li conserviamo per dare una memoria alle generazioni future.